tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Fratelli carissimi, l'insegnamento della parola di Dio è una vera medicina spirituale per noi che viviamo su questa terra valle di lacrime. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Oggi la Chiesa di Dio offre tale insegnamento tramite la mia umile persona. Facciamo crescere questa parola di Dio dentro di noi, eliminando dalla nostra vita tutti i comportamenti negativi che ci dividono da Dio. Perciò l'Apostolo Paolo ha fatto il suo elenco. Fratelli miei, ora l'unica chiave di salvezza è imitare il comportamento del profeta Elia, che quando si è sentito oppresso dalla sofferenza, lui, vittima del desiderio della morte, cosa fa? Si rivolge a Dio e risolve il suo problema e riprende il cammino. Sia lodato Gesù e Maria. Pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.